Amici di Casa Chievo, è un piacere come sempre annunciare il nostro ospite di stasera, Antonio Floro Flores. Ciao! Buonasera, buonasera a tutti. Allora, ciao Antonio. Partiamo subito, dai, bisogna mettere dentro Floro Flores per riuscire a vincere una partita come quella di Udine. No, non credo, quello è frutto del lavoro fatto durante la settimana. Credo che meritavamo anche prima di fare gol, quindi... Non credo che sia stato il mio ingresso, ho dato solo un aiuto ai miei compagni, questo sì. Era un modo più fantasioso per dirti che bello rivederti in campo, Antonio? No, mi scusi, non ho sentito bene. No, dico, era un modo un po' più fantasioso per dire è stato bello rivederti in campo? Non dimmelo a me che ho passato 4 mesi d'inverno, quindi dall'ultima partita dell'anno scorso che sembrava una piccolezza, invece è diventato un bel problema. Però adesso è passato, è alle spalle, quindi guardiamo avanti. Abbiamo superato, grazie anche allo staff e all'Atalante. Io mi ricordo che tanti tifosi mi hanno fermato quest'estate. Ma non gioca, lo vendono? No, state tranquilli. Infatti No, lo so, anche a me mi hanno chiesto perché non giochi, però purtroppo a volte ci sono degli imprevisti e quindi su queste cose non si può fare nulla. Beh, adesso alle spalle guardo solo avanti, quindi devo riprendermi quello che ho perso per strada. Bravo, così. La determinazione in una squadra che sta veramente girando benissimo. Io credo che questo è molto merito della società e del mister, perché comunque hanno mosso poco, sono arrivati dei giocatori importanti che ci possono solo dare una mano, ma il gruppo è solido, è quello dell'anno scorso, quindi... Questo ha fatto sì che il mister fosse più agevolato insieme alla società. Ora io... compagni, anche noi comunque ci conosciamo già da un po'. Certo. Ora io non so quali saranno le scelte del mister, che ovviamente vanno rispettate, però io dico, sembra una settimana fatta apposta per te, perché hai giocato contro l'Udinese. Adesso si gioca col Sassuolo e poi vai a Napoli, che è la tua città. Incredibile. Beh, sarebbe male fare 3 vittorie, però a parte gli scherzi, sì, è una settimana particolare perché comunque gioco contro 3 mie ex squadre e tutte e 3 ex squadre comunque ho lasciato qualcosa e mi hanno lasciato qualcosa. Vincere a Udine è stata una grandissima emozione perché non era mai successo. Ripeto, tornare sempre nei posti che ci ha giocato fa sempre un piacere enorme. Però fa solo piacere, poi il resto bisogna lasciarlo alle spalle perché comunque bisogna vincere. Raccontami questo fatto che ultimamente i difensori del Chievo Verona vanno in gol. Beh, bene o male, vuol dire che quando smetteranno loro dovremmo iniziare noi. Però per una squadra avere dei giocatori come Castro, come Cacciatore, come Valtteri, che comunque ti fanno gol è un bene perché vuol dire che puoi contare anche su altre persone che magari ti attaccando in un giorno non sono in condizione. C'è giocatori importanti che comunque ci pensano loro. Tipo domenica abbiamo vinto grazie a 2 gol di un centrocampista difensore. Però comunque al di là di tutto credo che il lavoro che è stato fatto dagli attaccanti in questa squadra è da apprezzare perché danno l'anima a ogni partita, quindi è normale che a volte si perda un po' di lucidità su questo corpo. Peraltro una delle statistiche, no, che stanno uscendo in questi giorni è che appena dietro la Lazio il Chievo è la squadra che corre di più e questo credo sia assolutamente importante, no? Con il calcio di oggi credo che bisogna correre, se no si fa fatica a giocare. Perché è diventato molto molto un calcio molto di forza, di velocità, di fate tutte queste cose qua. E quindi è molto importante. Per una squadra che si deve salvare, lo è ancora di più perché al momento opportuno almeno può contare su questa qualità. Antonio e il Chievo, quali sono gli obiettivi di questa stagione per te? Ma il mio obiettivo adesso è rimettermi in forma, quello è il mio primo obiettivo, che ripeto, dopo 4 mesi di stress e di infortunio voglio rimettermi in piedi e poi togliermi qualche soddisfazione, dare qualche soddisfazione a questa società e ai tifosi che dal primo giorno mi hanno fatto sempre sentire importanti a casa. Cosa hai fatto in questi 4 mesi a parte cercare di recuperare? Hai brontolato molto per esempio con tua moglie perché dicevi caspita voglio essere in forma, voglio essere a posto?
No, in questo caso non dico quello che ho fatto, perché sennò sarei molto volgare, però, però è stato veramente uno dei peggiori momenti della mia vita, perché comunque tutto sommato infortuni gravi non ho mai avuto, e questo è stato uno dei primi. È stato brutto perché sembrava sempre che dovessi rientrare, invece poi il problema era, era un bel più grande del previsto. Sono stati 4 mesi che per fortuna ho 4 figli e una moglie molto intelligente che mi sopporta, perché se no sarebbe stata veramente dura. Mi è stata accanto e quindi in questi momenti è grazie a lei che me la trovo sempre disponibile. Evidentemente, tutta la famiglia, no? Certo, evidentemente quando dici questo si capisce comunque che hai una gran voglia di lasciare il segno al Chievo. Ah, certo, ripeto, ho un debito, voglio far dato, quindi ho una gran voglia, la voglia è immensa, si è visto domenica quando sono entrato, però so che adesso arriverà un momento difficile perché comunque fisicamente sto molto indietro a differenza degli altri, però con il lavoro e con l'aiuto dei compagni penso di sopperirlo e di dare una mano. Parliamo del Sassuolo perché questa è una squadra che sembrava piccola, ma piccola non è certo. Ah, io mi sono trovato nel progetto, nel pieno del progetto, quando 3 anni fa, quando mi hanno chiesto e sono venuto a Sassuolo, rischiato, ho trovato un ambiente tipo Chievo, familiare, una bella società, persone serie come il presidente, come comunque tutto lo staff del mister che mi hanno sempre, anzi mi hanno dato una grossissima mano anche nel rimettermi in piedi. E devo dire la verità, è stato un progetto che ho visto crescere con piacere e averne fatto parte mi ha fatto veramente molto piacere. In questi... Però non ci sono più amici dopo che così, quindi... Capito, e quindi adesso diciamo che è una bella pagina passata, ecco, nel tuo libro. Sì, no, il passato ce lo lasciamo alle spalle, con bei ricordi ma guardiamo avanti al futuro, che è la cosa che conta più di tutti. La cosa che conta più di tutti per un attaccante è il gol, non c'è niente da fare, raccontami di te e il gol. Il gol è la medicina ideale per l'attaccante, mentre il difensore magari prende un antinfiammatorio per recuperare dagli infortuni, un attaccante basta il gol è la migliore medicina perché comunque ti fa passare tutti i dolori, a parte gli scherzi, l'attaccante vive di queste cose. Sceglie il ruolo e quel ruolo che sceglie sa di avere responsabilità sulle spalle, però ripeto, questa è una squadra costruita anche su oltre a valori umani, su persone che danno l'anima. Vediamo se ciò che dopo 11 anni ancora qui e che quando entra dà il suo contributo. Meggiorini è uno di cuore che dà sempre l'anima, Robby Inglese è uguale, io magari lo do un po' di meno ho stato un po' di meno in questo periodo, ma spero di darlo quanto prima. Però tutti quanti dovete lottare sempre con questa cosa che si scrive spesso sui giornali: il Chievo non ha un attaccante di punta. Che cosa ne pensate? E cosa ne pensi tu? No, sinceramente, questa è la verità. La dico, mi frega un cazzo di quello che si scrive, veramente mi interessa ben poco. Mi interessa più da fare i fatti che parlare, sinceramente. Ascolta, raccontami comunque della realtà Chievo, perché spesso viene dipinta un po' come la favoletta e sembra quasi uno stereotipo questo fatto che la squadra è molto unita, però in realtà diciamo che voi che la vivete da dentro la potete raccontare così. Ma dai, io non credo che è una favoletta, credo a me una realtà è Chievo, è una realtà ben costruita da un presidente, da una società a modo di famiglia. Qualsiasi problema hai, loro ti fanno sempre sentire l'appoggio loro, e anche in questi 4 mesi dove ero stressato e nervoso, mi incazzavo, ogni volta beccavo il mister, stai sereno, stai calmo, il presidente diceva: signor Floro, ci sono altri problemi più importanti, devi stare calmo, quindi ti fanno sentire sempre meno peso di quello che comunque dovrebbe essere, e questo fa sì che si crei una realtà come quella del Chievo, una realtà bella, solida, con gente per bene, che ha voglia di lavorare, e comunque in qualsiasi momento non ti fanno mai sentire soli. Non credo. Questa è la realtà di Chievo. Non credo che Maran e Campedelli ti parlino in napoletano, comunque, a dirti queste cose. No, parlo in napoletano allora. No. Cerco io di farmi capire in qualche modo, magari, perché a volte fanno fatica, però, ripeto, a parte gli scherzi, sono il mister è una persona veramente fantastica anche nel parlare, anche nel gestire i rapporti,
è una persona molto intelligente. Il presidente credo che ormai c'è poco da dire. È una persona che quando firmi con il Chievo e vieni qua e capisci perché devi dare l'anima al Chievo. Senti, è una persona buona, d'animo e ha sempre voglia di lui avrebbe sempre voglia di vincere, come tutti. Però ripeto, è una persona veramente molto in grande. L'ultimo spazio di questa intervista, ma non è ultimo perché sia meno importante, ma semplicemente perché deve essere la ciliegina sulla torta di questa nostra chiacchierata, è che tu parli ai tifosi, che tu dica qualcosa a questi che vogliono un gol tuo. Beh, certo, quello è palese, non è che lo vogliono loro, è che lo voglio io, è diverso. Quindi loro lo aspettano come io lo aspetto. Ripeto, in questo momento per me è molto importante rientrare in forma. Sicuramente con lavoro duro e con tanti sacrifici si ottengono dei risultati. Io sto facendo sì che questo accada. Ma ripeto, spero di farne, non uno, perché uno sarebbe veramente assurdo, però di farne quanto più ne hai, quando più ne ho, più ne vorrei fare. Ripeto, adesso sto soffrendo, ho sofferto. Adesso arriva il bello. Grazie Antò e buona settimana magica. Grazie, arrivederci.